Siamo con Davide Renzulli, Sales Director di Columbia Threadneedle. In questo Salone del Risparmio si è parlato del fatto che l'industria del risparmio gestito ha dimostrato resilienza nei confronti della crisi pandemica. Ora però ci si interroga naturalmente su quali sono i principali driver per una crescita ulteriore. Direi che il tema della liquidità è estremamente interessante, soprattutto in un contesto economico come quello che stiamo vivendo post pandemia, dove l'Italia sta vivendo una forte fase di ripresa trainata dai consumi anche a livello internazionale. Quindi direi che la liquidità è un fattore importante. Una liquidità che in questo momento, tra altre cose, è ai livelli storici. Secondo i dati di Banca d'Italia siamo arrivati a oltre 1.500 miliardi di euro sui depositi, sui conti correnti degli italiani, che però devono trovare una giusta allocazione nell'ambito di quello che è una corretta pianificazione finanziaria. Per cui ritengo che i principali driver per far sì che questa liquidità possa essere veicolata nel modo corretto è ancora una volta quello della consulenza finanziaria, dove attraverso una giusta pianificazione finanziaria questo risparmio dei clienti possa ottenere chiaramente dei ritorni fruttiferi nel tempo e di conseguenza creare del valore nel risparmio delle famiglie italiane. Ecco, in Italia c'è tanta liquidità, la pandemia in un certo senso non ha fatto altro che aumentare questa massa di liquidità. Quali sono le armi a disposizione del risparmio gestito per riuscire a intercettare poi tutta questa massa? Sicuramente nell'ambito della consulenza finanziaria occorre dare sempre maggior supporto a quello che è l'investitore finale, soprattutto in un periodo, ripeto, come questo che stiamo vivendo, che arriva da una fase molto critica di estrema volatilità sui mercati. Pertanto la conoscenza del settore e l'assistenza da parte degli operatori del settore a quello che è una pianificazione finanziaria attraverso una corretta consulenza può essere sicuramente l'elemento importante dal quale non si può prescindere in questo contesto economico. Ecco, approfitto per l'occasione anche per chiederle una view sui mercati, che cosa si può dire? Diciamo che dal nostro punto di vista siamo moderatamente positivi sul fatto che c'è una crescita in atto, una ripresa post pandemia che sicuramente unita a quello che è il supporto delle banche centrali, degli stimoli monetari e fiscali da parte dei vari paesi può essere ancora di supporto a quelli che sono gli asset di rischio. In modo particolare noi siamo ancora favorevoli sugli investimenti legati alle azioni e dal lato delle obbligazioni invece crediamo che il premio al rischio sia ancora nel mercato obbligazionario corporate investment grade e nel segmento high yield.